Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 8 giugno 2024, San Medardo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Oggi e domani votiamo ad Ostuni per le elezioni europee. Nella nostra città sono chiamati a votare 25.480 persone, tutti suddivisi in 31 seggi che sono aperti oggi dalle 15 alle 23, mentre domani dalle 7 alle 23. Per votare bisogna essere in possesso del certificato elettorale e di un documento d'identità. Sulla scheda elettorale visibile alle mie spalle è possibile tracciare una X sul simbolo della lista scelta e si possono votare fino a 3 candidati della stessa lista. Nel caso di 2 o 3 preferenze è necessario scrivere candidati di sesso diverso. Ad Ostuni l'ufficio elettorale in via Filangieri sarà aperto e a disposizione di ogni cittadino. Ostuni ha ospitato la 7ª edizione del progetto Bianco Calce, un evento che ha visto protagonisti 15 studenti del liceo Pepe Calamo e 80 universitari della Facoltà di Architettura La Sapienza di Roma, provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno si è focalizzata attorno allo studio delle tecniche costruttive lungo le mura medievali di Petrolla a Villanova. 2 giornate ricche di laboratori e attività con l'impegno e il patrocinio di numerosi enti e associazioni del territorio. Il servizio. I came from Iran. I'm a student in Sapienza University. E viene dall'Iran. Studia la Sapienza nell'ambito della conservazione dei beni monumentali archeologici e desidera imparare appunto le tecniche costruttive tradizionali e desidera appunto portare indietro a casa appunto tutta questa conoscenza che in questi 2 giorni avrà modo di imparare. Also, this is a very good opportunity for us to actually. È un'opportunità davvero grandiosa di imparare a mettere proprio le mani in pasta nell'architettura e costruire con le proprie mani. Perché appunto solo costruendo, cioè solo mettendoci dentro, si può imparare di più. I'm from India and usually we study in class. Viene dall'India, anche lei è una studentessa della Sapienza di Roma e desidera appunto avere un'esperienza magnifica dove possa appunto imparare molto e portarsi dietro tutte queste emozioni. Siamo presenti anche oggi noi studenti del liceo Pepe Calamo di Ostuni, ringraziamo Italia Nostra per aver promosso questa iniziativa di cittadinanza attiva e anche la professoressa Pecoraro che nuovamente ci ha invitati a partecipare a questa iniziativa che tra le tante cose ha anche favorito la coesione di ragazzi di diverse classi e indirizzi. Ringraziamo comunque perché hanno fatto partecipare anche noi in questo progetto e comunque rispetto alle altre persone che sono presenti, che sono ragazzi di università, hanno incluso anche noi del liceo scientifico. Siamo giunti alla 7ª edizione di questo progetto che abbiamo intitolato Bianco Calce. Come ogni anno la città di Ostuni ospita per il tramite di Messapia e quest'anno presso la proprietà privata della professoressa Gabriella Leone 80 studenti provenienti da ogni parte del mondo, frequentanti la facoltà di architettura magistrale sezione restauro di Sapienza, al fine di consentire a questi ragazzi di studiare le tecniche costruttive tradizionali, le murature a secco, le murature a sacco, le malte, particolari modi di lavorare la terra, la pietra per costruire edifici storici, al fine di accrescere, sensibilizzare la cittadinanza verso azioni di tutela. Il progetto coinvolge anche 15 studenti del liceo scientifico classico Pepe Calamo, ma soprattutto cerchiamo di trasmettere amore nei confronti del nostro patrimonio. Messapia ringrazia fortemente tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa, sono tanti, oltre a tutti coloro che hanno voluto offrire il loro patrocinio. Io mi auspico che oggi si sancisca un protocollo d'intesa per la creazione qui, nella proprietà di Petrolla, della prima scuola di tecniche costruttive tradizionali del Mediterraneo. Innanzitutto ringrazio Italia Nostra per questo progetto che apre il nostro territorio al mondo. Noi qualche anno fa abbiamo scritto un libro, abbiamo ricostruito i riti della Settimana Santa, ma abbiamo dato un titolo al libro
eloquenti silenzi. Penso che il progetto di Italia Nostra serve a far parlare queste mura, questi luoghi che possono passare quasi inosservati. E voglio chiudere con una citazione: se i morti non rimangono in mezzo ai vivi, finiscono prima o poi per essere dimenticati. Quindi il nostro obiettivo è non dimenticare questi luoghi, e la scuola ha proprio questo compito. Come liceo classico scientifico Pepe Calamo, siamo felici di essere stati coinvolti da Italia Nostra, dalla professoressa Pecoraro, in questa iniziativa che vede alcuni nostri alunni coinvolti in attività di PCTO. È un progetto in quale noi siamo protagonisti insieme con Italia Nostra già da diversi anni, e è un sodalizio che funziona e speriamo che possa dare altri frutti oltre a quelli che ha già dato. La chiesa di Sant'Antonio di Ostuni si appresta a vivere la festa in onore del suo titolare, e la comunità della parrocchia di Maria Santissima Annunziata invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma in questi giorni che coinvolgono ogni fascia di età. Oggi e domani si terrà il torneo di ping pong e biliardino di Sant'Antonio dalle 16 alle 19 presso il chiostro adiacente le poste centrali e la chiesa dell'Annunziata. Oggi per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, domani dai 14 in su. Prenotazioni al 347 338 70 86. L'evento è in collaborazione con il CSI Ostuni. L'Officina del Sole del Liceo Pepe Calamo, sezione classica, presenta questa sera e domani lo spettacolo Neme Siade, una riscrittura del mito di Clitemnestra, narrazione teatrale contemporanea. L'iniziativa si tiene dalle 21 presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano. Ogni coreografia è curata da Elena Zoe, tamburino, e da Stefano Zizza. La regia è di Alessandro Fiorella. Info al 350 070 6667. Presso il Circolo Didattico Giovanni XXIII di Ostuni si è concluso nei giorni scorsi il progetto di yoga educativo giunto alla sesta edizione, un percorso di inclusione scolastica rivolto ai bambini con bisogni educativi speciali. Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato le famiglie dei bimbi e le insegnanti del team inclusione. Sono oltre 100 gli alunni coinvolti in azioni didattiche finalizzate a creare momenti di crescita in modalità giocosa attraverso la pratica dello yoga. Sempre presso la scuola Giovanni XXIII si è tenuta la premiazione del progetto La frase che non ti ho mai detto, a cura dell'associazione Ostuni E. Una iniziativa che ha coinvolto i bambini nella realizzazione di poesie, pensieri e disegni. Il servizio. Tutti gli anni abbiamo aderito al tema della pace e quest'anno ci hanno proposto un concorso su scrivere lettere sull'amore universale. Ci siamo iscritti al corso, abbiamo fatto la lettera e non vediamo l'ora di sapere chi ha espresso più emozioni. Sono molto felice di avere delle maestre così brave e dei compagni così felici, sempre allegri. Noi dell'associazione Ostuni E abbiamo proposto per le scuole di Ostuni un progetto, La frase che non ti ho mai detto, per riprendere quel concetto di valore della scrittura che si è andata perduta con le nuove modalità di comunicazione, per cui stimolare i ragazzi a scrivere delle parole, imbucarle in una, metterle in una busta ed imbucarle in un contenitore qui che è stato messo in ogni scuola, con anche un francobollo. La cosa più interessante è che queste lettere sono state tutte abbellite con dei disegni che rappresentavano, diciamo, il contenuto della lettera. L'amore è quello universale, dove i ragazzi attraverso delle frasi significative hanno voluto rappresentare la bellezza, in questo caso universale, dell'amore per i nonni, gli animali, gli amici, quello che insomma rende puro questo concetto di amore. E per cui hanno risposto i ragazzi in maniera brillante. Sono stati molto bravi attraverso le loro frasi, le loro parole, e quindi insomma è una grande soddisfazione dell'associazione proporre sempre ogni anno una proposta culturale che possa coinvolgere tutti i ragazzi. Il progetto Pet Therapy ha fatto tappa anche nella scuola Pessina Vitale di Ostuni.
Si tratta del progetto nazionale elettrico, frutto della collaborazione tra il Comune di Ostuni, l'Assessorato alla tutela degli animali, l'Assessorato ai servizi educativi e l'Associazione di promozione sociale Dr. Doc Pet Therapy. Il progetto mira ad insegnare ai bambini il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe, unendo l'educazione cinofila all'educazione civica. Due le mattinate vissute presso la scuola Pessina. Il servizio. Siamo orgogliosi e felici che un'altra scuola del nostro territorio abbia voluto aderire al progetto proposto da Dr. Dog e che noi come amministrazione abbiamo voluto portare e proporre alle scuole proprio per insegnare, per far capire ai nostri bambini che sono il nostro futuro quanto importante sia il rispetto e la tutela degli animali. E quindi questo progetto che abbiamo proposto per la prima volta quest'anno come quasi una delle prime realtà che ha proposto questo progetto nelle scuole si possa ripresentare e riproporre nel prossimo futuro. Per me è sempre una grande emozione vedere l'entusiasmo dei bambini che hanno il rapporto speciale con questi animali e ovviamente devo ringraziare sicuramente la dirigente, la dottoressa Mingolla, perché ha accettato questo nostro invito di portare all'interno della sua scuola questo progetto, così come già in precedenza era stato fatto da un'altra scuola elementare. Ci auguriamo che questo progetto possa entrare nelle scuole ogni anno, lo riproporremo nuovamente a settembre e chiaramente noi dobbiamo essere orgogliosi dei bambini quando interagiscono e in qualche modo riescono anche a far capire delle cose importanti a noi adulti. Ancora un ringraziamento a Terry e Cristina che sono le volontarie dell'associazione Dr. Dog per questo aiuto e supporto che ci hanno dato per realizzare questo progetto. Abbiamo scelto di accogliere con molto piacere il progetto Pet Therapy promosso dall'ente locale perché rientra pienamente in quella che è una macro tematica che stiamo svolgendo dall'inizio dell'anno sull'attenzione all'ambiente, alla salvaguardia della natura e alla tutela di tutti i beni che essa racchiude. L'attenzione agli animali in particolare è un filone che nella nostra scuola si porta avanti anche all'interno di un progetto inclusivo pluriennale mediante il quale si cerca di sviluppare l'attenzione al rispetto appunto per gli animali e di facilitare i linguaggi immediati che essi possono veicolare. I nostri alunni pertanto prima di arrivare a questa tappa sono stati presenti anche al Parco Naturale Ciuchino Birichino proprio per conoscerne altri, per vedere lo stile di vita e le potenzialità che recano, ma soprattutto per sviluppare l'atteggiamento del rispetto. In particolare la giornata di oggi chiude questo percorso. È stato estremamente interessante vedere come i bambini abbiano partecipato pienamente a tutto quello che è in prima battuta la spiegazione teorica del mondo dei cani, ma in seconda quello che è il loro coinvolgimento e di molti un'esperienza diretta. Ringrazio fortemente l'amministrazione comunale che ha favorito lo svolgimento di questo incontro e siamo veramente fiduciosi di poterlo continuare vista la risposta entusiasta dei nostri alunni e il coinvolgimento dei docenti che appunto hanno guidato e preparato a questo incontro. Oggi presso il villaggio SOS di Ostuni si tiene un ulteriore appuntamento in occasione della giornata mondiale dei bambini. In programma dalle 17 alle 19 un pomeriggio di giochi. Terza giornata nell'ambito della manifestazione Ostuni Design Weekend. Oggi gli appuntamenti iniziano alle 10.30 con un incontro presso l'hotel La Sommità con il tema della singolarità dello sguardo e nel pomeriggio dalle 17.30 un altro incontro sulla singolarità della forma presso il Salone dei Sindaci. Questa sera alle 20 presso Palazzo Roma proiezione del film Il gusto delle cose, mentre per i più giovani dalle 17 alle 18.30 di scena il film Me contro te, operazione spie.
Sì, è spento all'età di 70 anni Francesco Leone. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16.30 nella parrocchia dell'Annunziata. È venuto a mancare Angelo Matarrese. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17.30 nella parrocchia dei Santi Medici. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia De Nitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli sereni e poco nuvolosi, temperature stabili, venti moderati, mare calmo. Citazione odierna. Sarà dura spiegare alle future generazioni perché chiamiamo Dante per nome, Petrarca per cognome e Maria De Filippi per nome e cognome. Sereno, sabato.